i resti di un centro fortificato e una piccola chiesa, capace di svelare al proprio interno un ciclo di affreschi tra i più interessanti della provincia di Lecco. E quanto ci attende in cima al Monte Santa Margherita, l'altura che sovrasta Monte Marenzo, raggiungibile dal sentiero alle mie spalle? Dopo una camminata di una trentina di minuti, eccoci giunti alla nostra meta. La zona ospita i resti di un castrum, ovvero di un centro fortificato, che permetteva di tenere sotto controllo un'ampia area della Val San Martino. Il castello, forse identificabile con il Castrum de Cantagudo, fu abitato dal XII secolo, periodo in cui la Val San Martino era sottoposta al dominio milanese. Nulla sappiamo invece del periodo in cui cadde in rovina. Il castrum era protetto da un'imponente cinta muraria, tuttora in parte visibile. Accanto a vari edifici di servizio, l'area era caratterizzata dalla presenza di un'alta torre di guardia, di cui possiamo vedere i resti. Come spesso accadeva all'epoca, l'area fortificata era accompagnata da una chiesa. La chiesa venne costruita tra il XII e il XIII secolo, anche se le forme attuali sono frutto di varie ristrutturazioni portate avanti dal Settecento a oggi. La chiesa è caratterizzata da un'unica navata e da uno straordinario ciclo di affreschi, realizzato tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo. Sopra l'altare possiamo notare il Cristo Pantocratore.
gli affreschi più affascinanti sono quelli che accompagnano la parete meridionale della chiesa. Questi meravigliosi affreschi raccontano la vita di Santa Margherita di Antiochia, martirizzata dai Romani nel III secolo. Possiamo notare l'incontro tra la santa e il prefetto Olibrio, che si innamorò di lei e tentò di portarla alla fede pagana. La santa però lo respinse, e respinse persino il diavolo, di cui possiamo notare soltanto le corna. Olibrio la fece allora imprigionare e sottoporre a tortura. Fu trafitta da lame e gettata in una tinozza d'acqua gelida. Da notare i volti dei torturatori deturpati da ignoti fedeli nel corso dei secoli. Vedendo la sua fede, molti pagani si convertirono, ma vennero fatti decapitare dal prefetto. Infine, anche Santa Margherita dovette affrontare il carnefice. Gli affreschi sono molto utili anche per la storia del costume, dal momento che riproducono diversi elementi tipici del XV secolo. Possiamo notare tuniche, guarnacche, ovvero sopravvesti, cappelli, bottoni e ancora spade, armature o strumenti musicali. Gli affreschi conservano ancora oggi tutto il loro fascino, così come l'intera aria di Santa Margherita, un autentico gioiello sopravvissuto allo scorrere dei secoli.